Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Buongiorno a tutti. Il tema del giorno potrebbe essere: a quale santo votarsi? La mia strada è iniziata da 10 minuti. Sono partito tardi perché poi ieri ho lavato tutti i vestiti, ho aspettato che si asciugassero. E allora sono partito facendo una bella spesa, non volendo fare la fine di ieri, quando Jacob per fortuna mi ha soccorso con dell'acqua, che in greco si dice nero. Ho fatto una bella spesa, pomodori, pesche, molta acqua, ormai lo zaino peserà oltre i 20 kg. Quindi dicevo, a quale santo votarsi per un viaggio del genere? Io personalmente ho sempre il dio del viaggio che mi protegge, che immagino un pochino come un santo bizantino, un santo guerriero bizantino, però con dei calzari forti ai piedi, dei calzari resistenti, un pochino come San Giorgio e San Demetrio. Mi trovo in una chiesetta bizantina molto bella, una chiesetta alla periferia di Sivota, e naturalmente non ho resistito. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, c'è Santa Caterina e soprattutto c'è San Giovanni Battista, c'è un po' tutto il pantheon dei santi venerati dalla Chiesa Ortodossa, ma soprattutto questa chiesetta è dedicata a San Nicola, tanto caro ai pugliesi e ai baresi soprattutto. Quindi voi a quale santo vi votate per le vostre imprese? Io ho il mio dio del viaggio, però visto che mi trovo una candela a San Nicola, quasi quasi la accendo. Naturalmente l'offerta l'ho messa, non facciamo che poi magari uno dice vabbè, fai il solito italiano che prende senza dare. Ho messo una ricca offerta per comprare questa candela. Quindi San Nicola per oggi, il dio del viaggio, e naturalmente il corno che ho trovato ieri, il corno di caprone che ho raccolto nel corso della mia giornata. Bene, 31 gradi fuori, i miei 28 chilometri verso Parga da Sivota possono iniziare, e niente, che ognuno di voi si voti al santo giusto. La strada mia per Itaca continua. Buona giornata a tutti.